RLB, radioattiva la notizia. Allora, ne stiamo parlando da un po' di tempo nel corso di queste ultime giornate, sicuramente un po' di più, il fatto della aggiudicazione dei lavori senza il consenso del comune è un fatto grave e il sindaco Chiuto, che lo ha detto chiaramente prendendo una posizione netta, è evidentemente avallata dal giudizio anche di molti cittadini. Moltissimi che hanno anche firmato. C'è stata questa importante raccolta di consensi contro la metropolitana. Lo abbiamo qui in linea. Buongiorno Chiuto. Grazie per essere con noi. Allora, prego. Adesso che abbiamo un po' sbollito i bagordi dell'entusiasmo, siamo tutti qui al lavoro attenzionati sull'opera del nostro bravo sindaco Chiuto. Allora, come sta procedendo questa cosa? Intanto è un fatto grave l'aggiudicazione dei lavori senza il consenso del comune. Si può fare qualcosa? Si può fare tutto, perché mi sembra assolutamente paradossale che qualcuno pensi di poter realizzare un'opera in un comune senza l'accordo prima con il comune. Giusto. Non è mai stato firmato un accordo quadro, era stato chiesto, ma non è stato mai firmato, e quindi non era possibile, non dico aggiudicare l'opera, ma neanche procedere alla gara di appalto, poi anche all'apertura delle buste. Questo era molto chiaro prima che fosse sfiduciato il sindaco è sciolta l'amministrazione comunale, lo avevo anche evidenziato più volte al presidente della regione, il dirigente regionale Palladia era assolutamente d'accordo, perché non esiste procedura, no? Certo. In cui qualcuno possa venire a realizzare un'opera in un comune senza il preventivo accordo con il comune stesso. Quindi è stata una forzatura enorme, secondo me, che è legata al fatto che ovviamente l'impresa adesso avrà la possibilità di riscuotere l'anticipazione, e poi anche eventualmente nel caso non si facesse l'opera di incassare le somme certo, che riguardano il mancato utile e anche il danno che ovviamente emerge al fatto di aver appaltato un'opera che poi non si realizza. Ecco, però io mi domando, come anche credo sia naturale, se ho la consapevolezza di non poter fare legalmente questo passo, come faccio e comunque lo compio lo stesso, considerato anche che semmai non dovesse andare incontro a una realizzazione, inevitabilmente ci saranno delle penali ci sarebbero delle penali da pagare. Come hanno fatto questi? Io non lo so, questo dovrebbe chiederlo a chi l'ha fatto. Io ho insegnato 7 anni questa materia in università, con l'individuazione dei lavori pubblici, in materia edilizia, ho fatto presente 11 anni di un ordine professionale. Non mi è mai capitata una cosa di questo tipo, cioè è una forzatura evidente, che ovviamente non capisco dove. Sì, quello che sembra a molti è proprio una sorta di prova di forza, però insomma, al di là di quella che potrebbe essere appunto una prova di forza politica, quello che vorremmo poi capire. E adesso il discorso quale potrebbe essere? Intanto ecco quello che lei dice, che comunque l'impresa ha maturato ormai un diritto, perché l'impresa in realtà non può essere responsabile del fatto che un ente appaltante abbia consegnato, aggiudicato un'opera senza che ci fossero tutte le autorizzazioni necessarie. Quindi voglio dire, comunque ha acquisito un diritto, che è il diritto appunto dal risarcimento, andando ad incassare l'anticipazione. E poi bisogna capire se questi, come sono soldi dei cittadini, se si può in qualche modo evitare tutto questo. Quindi quello che voglio, dopo questa prova di forza, che come lei l'ha chiamata, dare un vantaggio sicuramente all'impresa in questo caso, bisogna capire se quest'opera può essere ricondotta nei giusti binari, in questo senso, voglio dire, tra virgolette, se può essere modificata, nel senso che, quindi c'è l'intenzione comunque di soldi dei cittadini, può essere migliorata e può essere anche utilizzata, ovviamente senza che creare danni futuri, perché se creiamo un'opera dove spendiamo anche le risorse, poi ci sono
dei danni per la città, è meglio non farla quella volta. Siamo d'accordo. Quindi comunque ci sarà una sorta di confronto, speriamo, ci auguriamo, dopo la lettera che lei ha scritto con Oliverio, per capire se, ecco, se si possono evitare poi tanti malumori o in qualche modo problemi. Evitare a questo punto è difficile evitarli, perché come le ho detto, hanno aggiudicato definitivamente un'opera senza un accordo preventivo con il comune dove deve essere realizzata quest'opera. Quindi e mi pare evidente, cioè non è che ci vuole un tecnico, sì, sì, un esperto di materia, no, per capire che questa è una cosa assolutamente improponibile. Però l'hanno fatto, quindi se vuoi che lo dicano. Proveremo a cercare delle risposte, ammesso che ce le diano, perché in questo periodo ci sono alcuni telefoni che suonano e non risponde nessuno, contrariamente a quello che accadeva 20 giorni fa. Va bene. Grazie mille, Sindaco. Una buona giornata, Sindaco. Grazie a voi. Buongiorno. RLB. Radioattiva.